got that power. I got that power, 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 power. The Pacers with a two-point lead here in Indiana. Welcome back to the Toshiba Coaches Interview. Inizio secondo quarto, sentiamo Mike Woodson. You went to the smaller lineup that you had success with at the end of the regular season. What do you think of the results so far? I mean, we got out to a slow start, but we're back in the game. But we got to eliminate second chance opportunities. I mean, and then our transition defense has got to be better. But I'm pleased where we are. I mean, if we give up, take those away, we probably sitting over there with the lead right now. Coach, you've also ha parlato anche Woodson dei secondi possessi, troppi rimbalzi in attacco concessi agli avversari, leggermente meglio in difesa, ma dobbiamo sistemare quello. We've driven a few times, but we also are making nice little 15, you know, 18 foot jump shots, which is a good shot for us as well. Coach, thanks for your time. Seconda domanda sull'attacco, contento dei tiri dai 15-18 piedi come questo di J.R. Smith, che però non va a bersaglio. E però ha ragione Woodson, questo è il tiro con cui lui confida di vincere questa serie. In campo anche Copeland, ecco uno che invece ai playoff NBA li vedeva, sì, dalla televisione della zia, perché non ha neanche i soldi per comprarsene una lui, che in Europa ha guadagnato poco, improvvisamente in un playoff NBA di questo tipo. E John Spencer e il suo agente, mio idolo. Tuo idolo, perché ha fatto 13 punti in gara, sì. 5, ha detto, uè, adesso questo qui non lo vorrete mica fermare a 988.000, che sarebbe lo stipendio, nel frattempo... Questo qui, oh, siamo ai livelli di Nova, che lo volete rifirmare, sono 3.5-4 per la stagione. Ma che lega fantastica è, dove può esserci una storia come Copeland. Suo agente è il mio idolo perché è l'unico agente al mondo che ha il permesso di collocare giocatori nell'antica Persia, dove credevo ci fosse l'embargo, invece no, gli americani ci sono e molto pagati. Sicuramente Copeland sarà un argomento dei Knicks a fine stagione, ma i Knicks vorrebbero allungarla questa stagione. JR attacca immediatamente il ferro. Fischio da parte degli arbitri. Andiamo a rivedere Jason Kidd direttamente dal palleggio con la mano sinistra. Parlavo l'altro giorno, grazie ai fantastici dati che ha in mano Flavio Tranquillo, nessuno dell'NBA ha il maggior numero di tiri per tocchi di questo numero 14. Li fa impallidire tutti. È meraviglioso, anche perché in linea di massima se la mette resta, se no scende in panchina. Tira davvero tutto quello che gli passa per le mani e Woodson poi deve cercare anche di spiegare a questo rookie 29enne che, come dicevi tu, fino a pochi mesi fa i playoff NBA li guardava in televisione, adesso è lì con la maglia di New York e secondo diversi giornali, capisco che bisogna riempire il giorno di pausa tra una partita e l'altro, è l'eroe, è la chiave per passare nella serie contro i Pacers.